Ciao a tutti e benvenuti nella nuova sezione di video dedicati alle releases di Tableau rilasciate con la nuova versione 2022.1. Io sono Isabella e in questo breve video vedremo assieme una funzionalità chiamata Workbook Optimizer. Come vedete mi trovo all'interno di Tableau Desktop e immaginiamo di voler pubblicare il workbook che ho appena creato. Se clicco quindi su Server, Publish Workbook, si apre la solita interfaccia che conosciamo, ma qui in fondo la novità è che ci sarà questo pulsante chiamato Workbook Optimizer. Troveremo delle indicazioni da parte di Tableau su come il nostro workbook potrebbe quindi essere ottimizzato in termini di performance prima di essere pubblicato. Si tratta essenzialmente di best practices, ovvero indicazioni su, ad esempio, cosa evitare. Ad esempio, Tableau potrebbe dirci di evitare troppe fixed calculation, oppure potrebbe evidenziarci la presenza di campi inutilizzati, oppure un layout di dashboard che, ad esempio, si espande rallentando le performance. Tableau quindi non va a cambiare il nostro workbook, ma si limita solamente a fornirci dei suggerimenti su come migliorarlo. Come vediamo, quindi qui in alto sulla destra, vediamo che Tableau ha effettuato 12 test, di cui 9 sono stati, diciamo, passati, appunto superati, il nostro workbook è stato in grado di superare questi test, non vale lo stesso cosa in realtà per i rimanenti 3. A livello di segnaletica, appunto, Tableau utilizza i classici colori semaforici, quindi verde, giallo e rosso. Questi ultimi due evidenziano i test che appunto il workbook non è riuscito a superare. Se clicchiamo sopra, ad esempio, per espanderli, vediamo il messaggio all'interno. Quindi, partendo dall'alto, ovvero dal messaggio in rosso, vediamo che all'interno del workbook si trova un data source, sample superstore Excel, che non è in questo caso utilizzato, così come anche campi calcolati che non sono stati utilizzati. In questo caso, Tableau ci sta suggerendo di rimuovere il data source o di nascondere i campi da quelle visualizzazioni allo scopo di non impattare appunto la performance. Andando anche a cliccare su Learn More, si aprirà una pagina all'interno della documentazione di Tableau che fornisce indicazioni più dettagliate. Ora, io in realtà sto registrando il video un pochino prima della release ufficiale, per cui in questa pagina non sono stata reindirizzata correttamente, ma una volta rilasciata la release vedremo il contenuto corretto e quindi vedremo la giusta documentazione. Passando inoltre all'avviso in giallo, ci dirà che ad esempio il workbook contiene 12 visible sheets, quindi 12 fogli visibili. Questa non è necessariamente una cosa da evitare. Tableau in questo caso ci sta solamente dicendo che sarebbe preferibile nasconderli e che lasciarli visibili potrebbe rallentare un pochino la performance. Passiamo infine agli avvisi in verde e vediamo che in termini di numero di data source, viste, calcoli, numero di LOD, ovvero level of details utilizzate, il workbook soddisfa tutti quelli che sono i criteri per un buon funzionamento. Quindi questa feature, oltre che essere appunto consultata nel momento in cui andiamo a pubblicare il nostro workbook, può essere anche consultata da Server Run Optimizer. In sintesi, quindi, si tratta di una feature molto utile che probabilmente Tableau continuerà a migliorare nel corso delle prossime releases.